Il tema della liturgia di oggi attraverso le letture è il tema della preghiera. Sicuramente nascono nel nostro cuore delle domande. La preghiera a che serve? Ha senso pregare? Se non addirittura pensare che pregare è una perdita di tempo. Anziché pregare si possono fare tante cose utili. Le letture di oggi, la liturgia, ci vuole un po' così purificare l'idea di preghiera che ciascuno di noi potrebbe avere. L'idea di preghiera che noi abbiamo è legata all'immagine di Dio, all'idea di Dio che ciascuno di noi ha. Se tu hai l'idea di un Dio padrone, la preghiera è tutto ciò che serve a tenerlo buono, a non farlo adirare, a non farlo arrabbiare. Se tu hai l'idea di un Dio che deve provvedere sempre a tutti i tuoi bisogni in ogni momento, e allora ecco, vai lì e chiedi come in un supermercato tutto quello che ti serve e pretendi che sia fatto tutto e subito. Se hai l'idea di un Dio che paga, ricompensa i buoni e punisce i cattivi, allora anche lì stai a far vedere ciò che di buono fai nella tua vita perché tu possa avere un premio. Se poi hai l'idea di un Dio che è padre, ecco, allora stai davanti a Lui come un figlio. Ed è questo che Gesù ci vuole mettere nel cuore. Questa immagine di Dio padre, o meglio la realtà del volto di Dio che è padre, che è amore, che è misericordia, e come noi dobbiamo stare davanti a Lui. Le letture sono, sia la prima lettura che il Vangelo, sono la continuazione della liturgia della domenica scorsa. Abbiamo visto Abramo che stava con questi tre forestieri che poi lui chiama mio Signore, eccetera. E dopo questo incontro Abramo si ricorda, vede che c'è troppo male a Sodoma, capisce che ormai la misura è colma, la malvagità degli uomini ha superato anche le attese, le possibilità, la misura è colma. E allora ecco che si mette davanti a Dio, Abramo, e dice, ecco, Dio si lamenta perché la malvagità degli uomini, ecco, è davvero fuori misura. E Abramo si mette lì davanti a Dio a intercedere per Sodoma e Gomorra. Tutto questo racconto che può sembrare anche noioso, perché se ne trovo 50, se ne trovo 45, se ne trovo 40, se ne trovo 35, dice, ma si poteva andare subito a 10 e saltare tutti questi passaggi. Però questo invece è importante perché fa vedere come Abramo, fiducioso, ecco, sempre rispettoso nei confronti di Dio, infatti dice, chiedo scusa se ardisco ancora a chiedere qualcosa al mio Signore, però osa dialogare con Dio, e dialoga con Dio a favore dei fratelli. Ecco un modello di preghiera. Abramo è vero che chiede, che noi diciamo tante volte, ma la preghiera non deve essere solo un chiedere, è vero.
è un tipo di preghiera, quella della richiesta. Però è bello quando si chiede qualcosa per gli altri. Abramo sta chiedendo a Dio di perdonare i fratelli che sono nel peccato. Allora dice, ma davvero, ecco, se troviamo 50 giusti e poi se ne mancano 5 e se 40 arriva fino a 10. Alla fine noi sappiamo che Sodoma e Gomorra saranno distrutti, perché non si troveranno neanche 10 giusti tra di loro. Però Abramo ha messo tutto ciò che lui aveva a disposizione, tutte le forze per intercedere per i fratelli. Ecco, allora un modo di pregare è quello di metterci davanti a Dio e pregare, chiedere per i nostri fratelli che stanno nell'errore, che stanno nel peccato, che stanno nel bisogno. Pregare per gli altri. Non è un mettersi davanti a Dio tutto per me, ma no, per i fratelli. Questo viene ribadito dal Salmo, abbiamo insieme cantato, che nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, dice il salmista. E il salmista ha questa fiducia che il Signore risponde sempre quando noi lo invochiamo. Ma noi ci chiediamo, ma è vero, è sempre così? Ma davvero il Signore ci esaudisce sempre? Ma perché allora io ho chiesto questo e non me l'ha fatto? Quella volta avevo bisogno e non sono stata esaudita? Anche Gesù dice, dopo aver parlato del Padre nostro, dice, bene, io vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Però poi continuando Gesù dice, ecco, se voi che siete genitori, se un figlio vi chiede, lui qua parla del pesce e la serpe perché sono anche molto simili, si può ingannare un bambino, potrebbe non distinguere un certo tipo di pesce da una serpe, o l'uovo dallo scorpione, perché lo scorpione quando si chiude su se stesso ha proprio quasi la forma di un uovo. Ecco perché Gesù prende questi paragoni, perché sono molto simili. Allora si potrebbe ingannare un bambino. Dice, se voi che siete cattivi non fate, non date cose cattive ai vostri figli, questo lo farà il Padre vostro che è nei cieli? Allora dice, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Ecco, quando noi ci chiediamo, ma la preghiera è sempre esaudita? Certo che la preghiera è sempre esaudita. Quando non ci è dato qualcosa è perché non è per il nostro bene, perché noi a volte siamo come i bambini, un po' capricciosi. Tutte le mamme, i papà, sapete quante volte avete dovuto togliere dalle mani qualcosa di pericoloso ai bambini che vogliono giocare, no? Se tu vedi che tuo figlio gioca con un coltello con le forbici, che fai, glielo lasci in mano? Piangerà, però glielo togli, lui non capirà che è per il suo bene. Perché non sempre noi riusciamo a capire qual è il nostro bene. Ecco, invece il Padre tutto quello che ci dà, ce lo dà per il nostro bene. E qual è il dono più grande che il Padre ci dà? È lo Spirito Santo, dice Gesù. Chiedete lo Spirito Santo e vi sarà dato. Fate richieste grandi, chiedete di essere generosi, chiedete di poter servire gli altri. Ecco perché dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, perché poi lo Spirito Santo chiede ciò che è bene per noi. Quando noi abbiamo lo Spirito di Dio, non stiamo più là a vedere le cosette che ci potrebbero o meno interessare o che sono marginali nella nostra vita. Quando ci mettiamo davanti a Dio, osiamo fare domande grandi, però che sono essenziali per la nostra vita. Allora come modello Gesù ci mette il Padre nostro, ci dà il Padre nostro. Qualcuno avrebbe potuto dire, ma non è quello che diciamo noi questo.
Noi abbiamo due versioni di Padre Nostro nei Vangeli. Uno che è quello che abbiamo ascoltato, che è di Luca, e poi abbiamo quella che conosciamo tutti a memoria, che è quella di Matteo. Sono due contesti diversi in cui viene consegnata questa preghiera. Il contesto di Matteo è di un popolo che già crede, e allora viene detto, ecco, qual è l'atteggiamento giusto per mettersi davanti a Dio, come pregare. Luca parla a dei pagani che non hanno ancora un rapporto così scontato con Dio. Ecco, e Luca dice che l'atteggiamento per mettersi davanti a Dio è quello della fiducia. Ora, infatti, come sgorga la domanda sul Padre Nostro, che i discepoli vedono Gesù pregare, e quando lo vedono pregare vedono che lui si trasforma, quando torna dalla preghiera è luminoso, allora dicono: ma insegnaci anche noi a pregare. Ecco, ogni maestro insegnava ai suoi discepoli a pregare. Ora, il fatto che abbiamo due versioni diverse, qualcuno potrebbe dire: ma qual è quella più vera, qual è quella che Gesù ha detto, qual è quella attente? Che Gesù non vuole insegnare una formula, perché le formule, anche se ripetute tante volte, o le preghiere formule, non sono quelle che cambiano il cuore, è un atteggiamento. Le due versioni sono molto simili. Mancano due richieste in questa che abbiamo ascoltato, in questa di Luca, ma possiamo dire che sono già inserite nelle altre. Ecco, perciò non è tanto cosa dire, ma l'atteggiamento. Tant'è vero che tutte e due le versioni iniziano con Padre. Ecco, l'atteggiamento per metterci davanti a Dio deve essere quello dei figli. Non ci si può mettere davanti a Dio pensando di trovarsi davanti a, come vi dicevo, a un padrone, a qualcuno che sta lì a contare ciò che facciamo e a aspettare quasi che cadiamo per poterci punire. No, l'atteggiamento della preghiera è quello dei figli: Padre. E perché non pensiamo che basti dire Padre, ecco, poi Matteo aggiunge anche nostro, perché è l'atteggiamento dei fratelli. Noi tutti ci mettiamo davanti a Dio non solo per pregare per i fratelli come ha fatto Abramo, ma a pregare con i fratelli. La preghiera del Padre Nostro è la preghiera della comunità. Dacci prima, ecco, le prime richieste sono: Padre, sia santificato il tuo nome. Che significa? Noi abbiamo il potere di santificare il nome di Dio? Dio stesso dice: io stesso santificherò il mio nome, perché noi non abbiamo questa capacità. Ma allora che significa? Come possiamo noi santificare il nome di Dio? Con una vita che parli di Lui. Il contrario di santificare il nome suo qual è? Profanare il nome. E quando noi profaniamo il nome di Gesù? Quando viviamo, quando la nostra vita non è all'insegna di ciò che Gesù ha detto. Quando noi viviamo l'opposto di quello che Gesù ci ha indicato, faremo anche tante preghiere, ne diremo pure tante, ne sapremo tante anche a memoria. Ma quando la nostra vita parla di altro, noi non santifichiamo il nome di Dio. Noi santifichiamo il suo nome quando compiamo i gesti di Gesù, quando si vede qualcosa di lui nella nostra vita. Quando facciamo altro, profaniamo il nome di Dio. Venga il tuo regno. Ma davvero, ogni volta che noi diciamo il Padre Nostro, abbiamo questo desiderio che il regno di Dio si realizzi già in mezzo a noi, che ci sia profumo di Vangelo, che si viva l'amore
ad ogni livello, che ci sia una donazione totale degli uni per gli altri, che ci sia che regni la pace, che tutti possiamo essere felici, nessuno possa essere afflitto a causa dei mali altrui o della cattiveria altrui. Davvero ogni volta che diciamo il Padre nostro sentiamo questo desiderio di vivere già da risorti su questa terra. Questo significa: venga il tuo regno, Signore, si affretti la venuta del regno, che davvero già possiamo vivere su questa terra come si vive in cielo, ecco, non più legati a interessi meschini, egoistici, ma vivere gli uni per gli altri, lodando te che sei buono. Perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore. Noi nel Padre nostro diciamo: Signore, perdonami perché io già perdono gli altri. Perdonami perché io questo perdono ho il desiderio di donarlo agli altri. È sempre così. Abbiamo sempre questo desiderio forte del perdono. Ecco, ora ci prepariamo a vivere la solennità del perdono con l'apertura del centenario, proprio 8 secoli del perdono di Assisi. Stiamo vivendo l'anno santo della misericordia. È cresciuto in noi il desiderio di vivere riconciliati con Dio e con i fratelli. Tutto questo, fratelli miei, dobbiamo davvero meditarlo. Il rischio è che noi, davvero, anche quando diciamo il Padre nostro, un po' perché alla messa questa qui delle 11:30, alle nostre messe si canta, perciò andiamo un po' più lenti. Se no io faccio fatica, quando celebro da qualche parte, io faccio fatica a stare dietro, il Padre nostro ti dice, amen, e io ancora tante volte sto un pezzo. Calma. Calma, di un fiato, dovremmo meditarlo anche nella liturgia. San Francesco un giorno tornava con un altro frate da Perugia ad Assisi e dissero: diciamo il Padre nostro. Da Perugia ad Assisi, 25 chilometri, 5 ore, 4 se si va un po' più, ecco, perché normalmente si fanno da 5 a 6 chilometri l'ora. A piedi. Sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, qui dove siamo noi. Se ne potrebbero dire mille, Padre nostro? Certo, il tempo c'è. Quanti ne avevano detti? Padre, si era fermato lì Francesco, a meditare la dolcezza e la bellezza di quel nome. Non era riuscito ad andare avanti. È arrivato a Santa Maria degli Angeli ed era ancora fermo a Padre. Questo per dire come attenti alle formule, attenti alle poesie, attente perché poi le formule ci sanno di magico. Magari ci confessiamo e il sacerdote nella sua bontà ci dice: va bene, di 5 Padre nostre. Arriviamo lì, Padre nostro, perché dobbiamo dire prima possibile, perché dobbiamo fare la penitenza. Ecco, e poi siamo a posto, e poi siamo a posto. L'atteggiamento. Dobbiamo cambiare il nostro modo di metterci davanti a Dio. Sapere che Dio è sempre dalla nostra parte. Allora vedete che non ci facciamo più la domanda: serve la preghiera? Che serve la preghiera? Intanto sappiamo che Dio ci esaudisce sempre perché ci dà ciò che è bene per noi. E poi chiederci se la preghiera serve è come chiedere: serve l'amore? Serve l'amore? Serve la bellezza? È qualcosa di pratico? Serve, ecco, ciascuno di noi può mettere, ecco, non tutto ha sempre questo risvolto pratico, perché noi tante volte pensiamo tutto solo quello che serve, siamo delle persone molto, ecco, così tecniche. Allora, ecco, non serve la bellezza parla da sé,
non serve la bontà, parla da sé. Ecco, perciò la preghiera non ha un'utilità. La preghiera mette ciascuno di noi in contatto con Dio. Ciascuno di noi, pregando, sente davvero la realtà di essere figlio. Che il Signore ci conceda. Ecco, il desiderio. Già, avere il desiderio nella vita è tanto. Avere il desiderio è tanto. Il desiderio della preghiera, di stare davanti a Lui, senza pensare che dobbiamo dire, che dobbiamo, perché noi preghiamo solo quando abbiamo bisogno. Vi racconto questa che è bellina, una maestra catechismo, perché anche i bambini adesso non si insegna più a pregare, cose d'altro tempo, no? Prima, le prime parole dei bambini era l'Ave Maria, il Padre Nostro. Io sono stato a incontrare un gruppo che dovevano fare la cresima, alcuni non sapevano neanche il Padre Nostro, che tristezza, che tristezza. Vi dicevo, vi racconto questa, il catechista chiede ai bambini: ma voi dite la preghiera a casa prima del pranzo? Qualcuno diceva sì, qualcuno diceva no. Una bambina ha detto: a casa mia la diciamo solo prima di mangiare i funghi. Ecco, perché c'è, quando c'è il pericolo, allora ci rivolgiamo a Dio. Noi ci ridiamo ed è bene che ridiamo, però tante volte questa purtroppo è la nostra realtà, è il nostro metterci davanti a Dio.